Sicilia insieme a Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta, da oggi lunedì 14 marzo passa in area bianca. Lo comunica il Ministero della Salute alla luce dei dati della cabina di regia. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia Autonoma di Trento. Intanto, secondo l'ultimo aggiornamento della situazione dei contagi nel distretto sanitario di 39 di Baghiria, alla data di sabato scorso, 12 marzo, sono 1046 attuali positivi al Covid-19. Questi dati aggiornati: Bagheria 532, Ficarazzi 184, Casteldaccia 164, Santa Flavia 91, Altavilla Milicia 75. L'istituzione di un tavolo di lavoro permanente delle politiche sociali e socioassistenziali lo prevede un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Bagheria e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP e UIL Pensionati. La sottoscrizione dei protocolli d'intesa era prevista da tempo in attuazione del decreto assessoriale del marzo 2015. Allora era stato sottoscritto un protocollo dalle federazioni regionali di CGIL, CISL e UIL e dai sindacati dei pensionati regionali SPI, FNP e UIL Pensionati, oltre che dall'ANCE e dall'Assessorato Lavoro e Politiche Sociali. Pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bagheria il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1. Il modello della domanda di partecipazione e il bando sono consultabili e scaricabili dall'albo pretorio online. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del prossimo 11 aprile via PEC, al seguente indirizzo: protocollo@comunebagheria.telecompost.it o per raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Comune di Bagheria, Corso Umberto I 165, Bagheria. Un gruppo di studenti dell'Istituto Professionale Salvo d'Acquisto lavorerà alla valorizzazione di un terrazzo esterno annesso al seminterrato dell'immobile di Villa Castello. Si tratta di bene confiscato alla mafia, acquisito al patrimonio comunale di Bagheria, recentemente ristrutturato con fondi erogati dall'Assessorato regionale alle politiche sociali e destinato a diventare centro di aggregazione giovanile e sociale, che sarà denominato Centro Spazio Giovani Don Lorenzo Milani. Tale attività ha di fatto dato inizio al progetto previsto nell'ambito dei patti educativi di comunità dal titolo A cielo aperto, un laboratorio polifunzionale. Per la comunità valorizziamo il nostro territorio. Nello spazio riqualificato e con il coinvolgimento efficace e strategico della comunità sarà possibile realizzare attività laboratoriali quale teatro, pittura, cineforum, scrittura creativa, recupero delle tradizioni, incontri a tema e mostre. Nemmeno la giornata uggiosa ha scoraggiato i volontari del gruppo Grotta Mazzamuto Project Fortina Cenisio, guidato da Roberto Randazzo, e il WWF diretto da Lino Campanella, che ieri mattina hanno pulito la foce del fiume Eleuterio. A dare manforte anche l'assessore all'ambiente di Ficarazzi, Gioacchino Corrao. I volontari sono intervenuti nella parte della foce del fiume Eleuterio ricadente nel territorio di Ficarazzi ed hanno raccolto 20 sacchi di vetro, metalli, altrettanti di plastica, oltre a molto indifferenziato. I volontari si sono riproposti di ritornare sul posto e continuare a pulire la zona. Nell'ambito del processo di coinvolgimento diretto delle persone alla democrazia partecipata, l'amministrazione comunale di Termini Imerese invita i cittadini a presentare proposte e suggerire iniziative da realizzare in città. Il progetto più votato sarà finanziato con una somma di circa 12.000 euro. Il progetto deve riguardare una delle seguenti tematiche: ambiente, ecologia, salute, attività socioculturali, beni comuni, culturali, lavori pubblici, energia, mobilità, viabilità, politiche del lavoro, politiche economiche e di sviluppo del territorio. Le domande vanno presentate entro il 30 marzo prossimo.